Quando volete. Adesso tu già stai riprendendo. Max montatore lascerà così. Allora, L'abbraccio divino imperatore, questo libro, cioè l'ho desiderato. Quanti per anni? Anni? Per anni, per otto anni. E finalmente stamattina alla libreria Raffaello con un cameraman d'eccezione che è Edgardo Bellini, che sarà seduto. Sì, e dopo sarà a fianco a noi insieme a Naomi Piscopo. Finalmente ho questo libro. Ah, l'ho divorato. Non vedevo l'ora di sapere tutte quelle cose sospese che mi avevi lasciato. Un libro meraviglioso, bellissimo come gli altri. Ho ritrovato veramente i miei Esposito, quelli che ho amato, con cui mi sono arrabbiata, con cui ho litigato, che ho visto non so neanche più quante volte a teatro, all'Agusteo, con te e con tutti quanti gli altri. E posso dire che veramente, se si può dire, lo dirò, ha superato se stesso. Un romanzo meraviglioso dove c'è anche l'attualità di quello che stiamo vivendo, la pandemia, il Covid, un tonino sempre più bizzarro, sempre più fantasioso, sempre più particolare, con tutti gli annessi e connessi e, se vogliamo, animali in più che fanno proprio da cornice a questa famiglia veramente surreale, particolare. Io non voglio dire tanto perché siamo ancora... Hai già detto tutto. No, non ho detto le cose più importanti. Però veramente, lo dicevo prima quando ho intervistato Naomi, sono veramente felice, Pino, perché questo libro è il tuo fiocco azzurro insieme a Rosa, che è quello di Elisa, la tua terza figlia, ci tenevo a dirlo, una bambina splendida. Sono nati insieme due figli, figli di natura diversa, però che partono al tuo cuore. Ritrovare gli Esposito per te che cosa è stato? Beh, io ci tenevo tantissimo a pubblicare finalmente il terzo Esposito, non ho potuto farlo, come sai, come sanno tutti i lettori, per motivi indipendenti dalla mia volontà, per una serie di dinamiche editoriali che si sono venute a creare in questi anni, però ce l'avevo, in testa ce l'avevo, aspettavo il momento giusto è arrivato con la prestigiosissima casa editrice Salani e finalmente siamo riusciti a condurre in porto il progetto. È un Esposito diverso dagli altri due, non poteva essere diversamente perché sono tutti un po' cresciuti i personaggi, non solo sotto l'aspetto anagrafico ma proprio anche sotto l'aspetto comportamentale, le persone cambiano, si evolvono. Tonino però, più o meno, è rimasto lo stesso e continua a fare gli stessi errori, anzi ben peggiori, perché in questo libro ne commetterà anche altri molto, molto gravi. Fortunatamente c'è Tina che riesce a contrastarlo, ci sono anche gli altri familiari, sono tanti personaggi, è una sarabanda di storie, di episodi, di personaggi anche nuovi rispetto ai primi due Esposito. Mi sono divertito molto a scriverlo, ho anche sofferto nel periodo in cui l'ho scritto, perché l'ho scritto nel periodo della pandemia che purtroppo stiamo ancora vivendo. Speriamo di uscirne presto e il messaggio di speranza forte che esce fuori dal libro è anche questo, uno spiraglio di luce in un buio che non meritavamo come esseri umani. Ecco, vedete, lui da un libro che insomma fa ridere, ma veramente tanto, perché sono dei capitoli dove io ridevo fino alle lacrime e mi ha fatto bene, proprio dopo il periodo insomma da cui proveniamo, e come giustamente dici tu, riesci poi a trovare anche la metafora di vita, no? Che è di speranza, di redenzione, un po' come poi alla fine ci saranno tante redenzioni in questo diciamo, libro, no. Tante cose bellissime, quindi... Noi adesso andiamo a cominciare, poi con Pino sicuramente non finisce qua perché io gli Esposito almeno un paio di volte li devo incontrare. Ovviamente ci trascineremo sempre il nostro Edgardo Bellini perché non può mancare. È sempre dall'altro lato, sì, con questa. Cioè, io vedo una doppia faccia, non so perché, che non è sua, cioè qualcosa di incredibile. Poi c'è una postura. Postura mi dispiace che Massimo Pelliccia che monterà mette, non godrate la sua. No, molto, altamente posturizzato, è quasi levitazione posturale. Allora, noi ci salutiamo, grazie per questo libro meraviglioso. E ci rivediamo in altre occasioni. Tra l'altro sarò presente al Salone del Libro e quindi non mancherò di venirti a trovare a Napoli, a Palazzo Reale, dal 1 al 4 luglio. Ci saranno tante altre occasioni per vederci dal vivo. Finalmente stiamo cominciando a riabbracciarci e cominciamo proprio oggi, io e lui, con Edgardo. A dopo. Ciao.